Cari amici, buonasera, mercoledì 7 febbraio, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 418. Un caro saluto ad Alberto Mola, che in regia si è rimesso, non ha più la febbre e adesso è bello e pimpante visto, non ha più i pumin, come si dice da noi quando uno ha la febbre. Bravo Alberto, e alle camere abbiamo Giovanni Rossi e Alessia. Bene, e i nostri ospiti di questa sera, alla mia destra Fabio Amandola, presidente Brancaleone Asti, che organizza per domenica prossima, 11 febbraio, la 7ª edizione della Panoramica di San Valentino, ad Asti appunto. Con lui non parleremo solo di questa corsa però, ma anche della prossima Monfer Run, mezza maratona, e poi di un interessante convegno che si terrà il prossimo 24 febbraio a Nizza Monferrato. E poi Renzo Fallarini, presidente della Podistica Tranese, che alla stessa data organizza il Cross di Avigliana, un gradito ritorno che mancava da diverse stagioni, e con lui lo conosceremo. Ma prima, come al solito, notizie e risultati del weekend. Tricolori juniores e promesse, medaglia d'oro per Matteo Capello, che vediamo in foto con 5.30 nell'asta. Altra notizia, 7º posto per la squadra juniores del Custorino Uomini nella Coppa Europa di Cross per Club a Mira in Portogallo, migliore dei torinesi a Manuel Falci, 30esimo, seguito da Thomas Beltrandi, 32esimo, Walid Boussad, 38esimo e Mattia Torazza, 48esimo. 8ª l'Atletica Saluzzo Donne, un bel risultato per l'Atletica Saluzzo, anche se priva della capitana, l'azzurra Valentina Gemello. Biella, la 2ª edizione del Carnival Run, 90 classificati, vince il milanese Umberto Contran della Pro Patria su Edward Young Val Chiusella e Francesco Nicola Zegna. Fra le donne, Deborah Lisacchi dell'Olimpia Runner su Selena Bernardi Biella e Chiara Copelli del Runner Team Volpiano. Rosta, cross della Soldanella, gara WISP con 389 classificati, prima batteria in 54 con 50 e 55 anni, vinta da Roberto Massimo del San Michele su Daniele Cosentino Bairese e Tommaso Camuso Tiger Sport. Poi gli ultra 60 con tutte le donne allievi in 161, primo l'allievo Davide Matta del Gio sul 60enne Bruno Bianco, che abbiamo in foto, del Durbano Gas, e Nicolò Osler d'Ora Atletica, seguito dalla prima donna Federica Scidà dell'Olimpia Atletica. I più giovani in 91 sono regolati da Giuliano Caresio del Durbano Gas su Alessandro Coletta e Loris Giorda, entrambi Gio Rivera. E veniamo a Borgaretto, il cross, il grande cross di domenica scorsa, terza prova del trittico proprio di cross dedicato a Gianni Pedrini. Tra l'altro alla premiazione era presente Claudia Giacchero, la vedova di Pedro. La gara ha assegnato i titoli di campione regionale Master. Vi anticipo che nel quarto blocco, cioè l'ultimo blocco di questa sera, manderemo un ampio servizio filmato con le immagini di Francesco Parizia. Le foto che seguono invece sono, come al solito, di Ernesto Ceraulo. Gran parte delle foto le potete trovare su podondando.com. Quasi 1000 partecipanti, 937 per la precisione, primi a partire 125 ultra sessantenni. Vince Ruggero Diaferio del team Marathon, titolo M60, su Giovanni Carchi Borgaretto e Domenico Lembo Tranese. Quarto Gino Zalin, San Michele, campione M65. Gli altri campioni sono Elio Rubis, Dragonero, tra gli M70, un bel atleta, Eugenio Buchino, guardalo qua, questo lo conosco, M75, Agostino Bo del GSPT 75, M80, complimenti, guardate a 80 anni come si corre. La batteria 45, 50 e 55 anni in 205 è vinta dal 45enne Luca Cerva del Forno su Enrico Chiapello Roata e Maurizio Meoli Tranese. Quarto il campione dei cinquantenni Paolo Bertaia, alfiere proprio del Brancaleone Asti, del quale abbiamo qui il rappresentante, il presidente. Poi fra i 55enni vince Mirko Cappelli del Verbania.
La frazione dei sotto i 40 anni sono stati in 112 partenti, con vittoria del giovane pinerolese Gianluca Ferrato, con alle spalle Massimo Gagliano, che si aggiudica il titolo del Roata, che vince il titolo dei 40. Poi Ferrato ovviamente nessun titolo perché è nei senior. Poi, dopo Manuel Bortolas della Podistica Torino, Antonio Giardiello della Canavesana è il primo 35enne. Le donne in due frazioni. Nella prima, con tutte le Super 60, sono partite in 27, con titoli che vanno a Maria Grazia Navacchia del Team Marathon, Eterna Grazia, F65, davanti alla compagna Marialda Manzone, di qualche anno più giovane, F60, Franca Monasterolo dell'Avis, F75, e Francesca Zanellato, che vediamo anche in foto, del Michelin F70. Tutte le altre categorie femminili raggruppate in 116 partenti, con vittoria della Cussina Fabiola Conti, nostra ospite mercoledì scorso, e che aveva accennato il fatto che probabilmente non andava a correre, e invece ci ha ascoltati e le ha portato bene. Ha vinto davanti a Camilla Magliano della Podistica Torino e Masteval Ghisio della Canavesana, che tra l'altro le era arrivata davanti nel cross di Volpiano. Ovviamente nessun titolo per loro, che vanno invece Gianfranca Attene, Podistica Torino, fra le F35, Monia Marchetti del Vittorio Alfieri Asti, F45, Grazia Camalleri con la nuova società Brancaleone Asti, e questa è una bella new entry, F50, come passano gli anni, vero Grazia? Poi Katarzyna Kuzminska del Forno, fra le F40, e infine Graziella Venezia Pam Mondovì fra le F55. Per il campionato di società regionale Master, successo dell'atletica canavesana, che si aggiudica sia la classifica maschile sia quella femminile. Poi anche vittorie nelle categorie giovanili per gli allievi Marzia Seccatici del Borgaretto e Andrea Vair Susa, tra i cadetti Edoardo Siliquini, SAF Atletica, e Greta Micheli del Borgaretto. Concludiamo con quello che ci segnala ancora Sebastiano Scuderi. A Santa Margherita Ligure, maratonina delle due perle, 895 classificati. Seconda Mukanganda Clementine del Runner Team Volpiano, 1.23.43, e terza Romina Casetta del Ferrero, 1.24.59, con quarta Eufemia Magro Dragonero, 1.25.11, prima F40. M35 secondo Silvio Paluzzi del PAM Mondovì, 1.14.29, M45 primo Diego Scabbio della Novese, 1.18.14, M60 primo Elio Dutto Dragonero, 1.25.40. Ancora Napoli City Marathon, Napoli City Half Marathon, 5.291 classificati, sesta assoluta e prima F45 Carla Primo del Base Running, 1.24.48. Ritornata alle gare dopo un periodo un po' non felice per lei, complimenti veramente di cuore. Prossime gare di domenica 11 febbraio, visto che stiamo entrando nel tema, Castellazzo Borbida, 13° cross del Laghetto presso la Cascina Altafiore, partenza alle 9.30, San Biagio Mondovì, 7° cross di San Biagio, partenze dalle 9.15, e a Valdengo Winter Brick Valdengo Trail presso Area Feste, chilometri 21 e poi anche 12, partenza alle 9.15. Domenica di risultati dominata ovviamente dalla classica di Borgaretto. Tra l'altro Renzo Fallarini eri presente, come ti è parso come cross? Ma come al solito molto ben organizzato, ormai è ben rodato questo cross qui, quindi sono convinto che i campionati che gli hanno dato, regionale, provinciale, penso ci fosse tutto, erano più che giustificati, perché insomma, quando si organizzano queste manifestazioni devi avere un po' la certezza che chi c'è dietro le sa gestire, quindi bello come sempre, ormai è una classica, io non manchiamo da 150 anni lì a questo cross, quindi penso che, almeno io spero che Ariotti continui nella sua organizzazione. Purtroppo stiamo diventando vecchi, quindi
Sì, infatti. Ogni anno che passa ne metti uno in più. In carniere. Io lo metto sulla panza, altri lo mettono dall'altra parte. Comunque. Mi è piaciuto, è stata una bella manifestazione. Io sto cercando di tirarne fuori delle nuove, anche se fare delle novità nel campo del podismo, oramai che vanno di moda queste camminate, i trail, come si chiamano. Poi ci sono che tu non sei molto favorevole a questa corrente di pensiero, cioè fare per mettere in campo tanti numeri, non competitive, camminate, non marcia, perché la marcia è un'altra cosa, camminate, non sei favorevole? No, assolutamente, non sono favorevole. Tu sei un agonista. Cioè, abbiamo cominciato negli anni 70 con queste, chiamiamole queste garette tappascioni, no? E poi vediamo che gli allora atleti famosi che ci davano i tappascioni adesso sono più tappascioni loro di noi. E non solo lo fanno, ma organizzano pure, quindi, e se non avessero i tappascioni non farebbero questi numeri che stanno facendo, quindi noi siamo rimasti all'antica, cioè gare classiche, si corre, chi vuole fare la non competitiva la fa, chi vuole camminare cammina, però alla base c'è sempre la corsa. È una corrente di pensiero che vedremo avevi già qualche anno fa, però aspettateci un minutino, dopo c'è la sorpresa. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in corsa di mercoledì 7 febbraio. Abbiamo lasciato Renzo Fallarini che ci parlava appunto della sua corrente di pensiero. Tu sei sempre stato agonista in animo ovviamente, oltre che hai anche corso e gareggiato. E anche la tua società diciamo che non è molto molto numerosa, hai 29 uomini e 7 donne tesserate, però sempre molto molto fedeli alla partecipazione. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo cercato di tornare un po' nei ranghi, non escludendoli, però lasciandoli per il loro destino alcuni big che erano i marocchini e quant'altro. Quindi, tu ne hai cresciuti tantissimi. Tantissimi, e sono contento perché poi alla fine l'ultimo è stato il classico personaggio che veniva a correre le manifestazioni con la tuta bianca, le scarpe non da ginnastica, niente da correre, arrivano nei primi 7-8. Io l'ho addocchiato, l'ho tesserato, si è messo ad allenarsi e questi sono i risultati, avete visto benissimo che cosa ha fatto. È logico che la Tranese non si può permettere di avere certi atleti in squadra perché noi non siamo neanche strutturati per questo. Cerchiamo di portare della gente nuova, ma più che altro portare queste nuove leve, cioè che poi alla fine sono... D'altronde Bussad, che è stato un tuo alfiere, adesso c'ha il figlio, Walid Bussad, Walid. È una terza generazione e contribuito anche... È andato a fare i campionati, sì. Diciamo, non sempre tutte queste, chiamiamole questi impegni, queste non ti danno le soddisfazioni che magari uno si aspetta, perché la vita è lunga, uno cambia idea... Cambia i lidi e Alberto, compagnia bella. Facciamo una sorpresina, va Renzo. Clip 1999. Prossimo cross di domenica 26 Santo Stefano. Ecco, cross di Santo Stefano. Sì. Proprio lo dice la parola. È un cross inconsueto in quella data. Come ti è venuto in mente, Renzo Fallarini, di organizzare una manifestazione? Ci vuol coraggio? Ma ti dirò che quando è nata la maratona di Avigliana, il comitato che si è formato aveva intenzione di fare tre gare come attività per quanto riguarda il territorio avigliano. Dopo la maratonina è stata buttata lì l'idea di fare questa corsa, che all'inizio non doveva essere una campestre ma una corsa su strada, non competitiva, fatta per fare un po' di festa durante il Natale, così, fare un cimento invernale. E poi quando mi portarono a vedere il campo io rimasi entusiasmato da questo percorso che siamo andati a disegnare, che è una cosa secondo me un po' nuova, perché su un percorso di 1,9 km circa lo spettatore vede tutta la gara, senza mai perdere di vista, cioè la vede tutta, ed è tutta su prato,
ha parecchie varianti, c'è una ondulata, è ondulata, c'è una scaletta di legno che porta vicino a questa chiesa che c'è sul manifesto. Ecco, siamo di nuovo in studio, siamo di nuovo nel 2018 e solo per fare mettere in rilievo quella nota, tu punti sempre al percorso, al tracciato che sia godibile da tutte le parti, anche in questa edizione che segna la ripresa del cross di Avigliana. Dove si svolge? Si svolge in pratica vicino alla partenza della maratolina, in quel grosso prato che sono 25.000 metri quadri di un prato che ha acquisito il comune, che vuole valorizzarlo poi magari facendo un parco, e da lì partiranno diverse iniziative. La prima è questa, e naturalmente chi verrà domenica dal muretto o dal parcheggio vedrà tutta la corsa senza perdersene neanche un metro. Parcheggio che è? Parcheggio in piazza del... Il parcheggio è dove c'è il ritrovo, e di fronte al negozio che vende prodotti per animali, mentre tutte le auto potranno parcheggiare sulla piazza del popolo, che sarà libera. E quindi abbiamo di nuovo lavorato parecchio per mettere a punto questo percorso. Difatti oggi c'era uno dei miei molto appassionato, che era lì, che segnava, picchettava e tutto quanto, lo ringrazio, non voglio fare il nome perché poi scontento degli altri. L'anello dovrebbe arrivare sui 1850 metri, da ripetersi tre volte per quelli che fanno i tre giri, e naturalmente per voi solo due giri, quindi sarà poco meno di 4 km. Tra l'altro il terreno, il fondo oggi il non terreno è perfetto. Piovuto. Pensa che ieri con tutta la pioggia che è venuta, stamattina sono andato dentro, era perfetto. È umido, però meglio, ben drenato. Per i tempi. Diciamo che secondo me si presta molto bene a un cross come piace a me, no? Cioè, nel senso che si fa la tirata, la curva, si torna indietro. Ecco, è una prerogativa del cross che tu prediligi? Sì, anche perché forse tu non corrivi ancora all'epoca, ma negli anni 70, e ho ancora delle foto che praticamente in bianco e nero, no? Andavamo a fare queste corse campestri, ma erano in un prato, cioè praticamente eri sempre in curva, cioè, rettilini non vedevi mai. Adesso a me non piace quando partono e li spariscono e poi dopo un po' riappaiono e fanno queste cose qua, cioè preferisco quelli che si vedono tutti poi. Beh, noi abbiamo un filmato, raro filmato, della prima edizione, eccola qui. La prima edizione anche si svolgeva su un campo di calcio in pratica. La partenza, sì, yes. Poi si dipanava, si saliva una scaletta, soncini e questo. C'erano stati 300 partenti, con vittorie di Pico, Gioacchino Sciarrotta, Enzo Falco, Gianni Pedrini, che allora correva nei quarantenni, Giuseppe Rosso, Nerio Soncin, che abbiamo visto arrivare adesso, Marco Ferrero, mio grande avversario, che mi aveva battuto tra l'altro, Nazareno Albanesi, e fra le donne era il tempo di Grazia Cammalleri, sì, che ritorna lì, questa qua me la potevo risparmiare. Dopo ho regalato questi pantaloncini perché era nata una leggenda. No, ma che leggenda, perché non bisogna mica nascondersi, se uno accede a titolo, ma oramai... Vabbè, tanto adesso ormai... Comunque volevo interromperti un attimo, sì, Eugenio, perché mi viene, purtroppo abbiamo tanti ricordi anche tristi, no? E l'ultimo, Rolando, che non corre più. E l'ultimo è quello che così che mi ha lasciato, non dico, me l'aspettavo, perché speravo sempre che si modificasse un po' la situazione. Però Pedrini mentre sale davanti a Rolando. Però sai benissimo che è mancata la grande Nadia del Ben. Sì. E speravo di ricordarla nei primi cross, però poi specialmente uno non è stato fatto. Io domenica avviso già tutte le donne che quando partiranno loro alle 11 ci raccoglieremo un momento di silenzio per ricordare questa grande atleta che ha fatto un po' così, è venuta fuori con la nostra squadra e ha dato tanto, e soprattutto fa parte anche un po' lei della storia della nostra società, Tony. E possiamo dire anche all'improvviso, perché un anno di malattia No, è durato un po' di più, perché purtroppo io ho avuto in contemporanea lei e purtroppo mia sorella, che è stato un periodo bruttissimo, perché poi quando vivi di persona queste situazioni qua, finché le senti dire da altri, sai, però se quando le vivi anche Maita all'improvviso. Esatto, ma Maita è stato, cosa vuoi, il destino è stato che per lui, che ha fatto una cosa, forse è mancato nel momento che gli piaceva di più a lui, correndo nei boschi,
chi l'ha soccorso mi ha detto che non è rimasto lì, sì, così. Sì. Invece sia tua sorella che purtroppo. Sì, invece Nadia, loro hanno patito parecchio e quindi. Guarda, grazie. Sì. E questo qua è un altro monumento della Tranese che sì. Adesso è. Che non ha mai voluto fare l'atleta di elite, si è sempre voluta divertire solo. Sì. Sì, adesso ha fatto un anno al Casone Noceto, adesso sta facendo un altro anno lì al Brancaleone. E vediamo. Chiederemo al presidente quanto ha dovuto sborsare. Allora, questa è grazie a 20. Eh beh, un atleta come lei, che l'anno, praticamente a Borgaretto avrebbe vinto il titolo anche nelle quarantenni, insomma, considerando che ne ha già una cinquantina di anni. Proprio grazie anche Navacchia, qua. Sì, sì, sono eterne. Eterne, sì, sì. Però proprio forse per questo che non ha frequentato l'atletica di elite e il fisico ovviamente è meno stressato. Può essere. Poi, sai, poi nasciamo col dono di natura, capisci? Sì, certo. Io per arrivare a una gara e vincere la categoria ho dovuto allenarmi giorno e notte. Lei invece, cioè tanti invece metti il numero e cambiano. Quindi. Parlando di numeri, allora. Ci sono tutte, io a tutti gli organizzatori dei cross chiedo se verrà rispettato il decalogo emanato dalla FIDAL sul regolamento cross, e cioè indicazioni di massima, loro dicono segnaletica, parcheggio, locali per segreteria, spogliatoi, bar, ristorante, esposizione, elenco partecipanti, speaker con impianto microfonico, lì ci sei tu che parlerai, perciò premiazioni. Il percorso aree aperte e boschiva, circuito da 2000 metri, curve dolci e brevi rettilinei, indicazione della distanza ogni 1000 metri, deposito borse e iscrizioni. Io comincerei subito però dal deposito borse. Come, allora, taglio subito corto perché voglio. Questo qua si riferisce ai cross che hanno un titolo, capisci? In paglia. Il mio cross non ha nessun titolo se non quello di far divertire la gente, ma ha tutti questi accessori. Tra l'altro la palestra dove si ritirano i pettorali, dove si depositano le borse, dove si ritirano i pre-gare, premi, spogliatoie e docce è sempre la stessa che i più conoscono nella scuola deferente Ferrari. Il campo di gara è a 200 metri, dove naturalmente chi vorrà mettere il gazebo sul piazzale che sarà loro riservato lo potrà fare, e non manca nient'altro. L'unica cosa che mi sembra, così, in un percorso come il mio non metto i chilometri perché fa ridere, cioè in sostanza. Tanto sai che fai due gigri e sono 3.008, ne fai tre e sono 5.750, 5.008, quindi non essendo una gara di campionato, diciamo, a parte anche quelle possono stare sotto i 6 km, però tutte queste cose che mi stai dicendo ci sono. Pur non essendo un cross titolato. C'è un pettorale però da indossare? No, i cartellini. Cartellini col bitetto, con l'altro pettorino si ritira al pacco gara. Togliamo un po' l'antico, no? Perché non presumo che non ci sarà neanche un grande affollamento, perché le società ormai fanno il loro calendario, questa è nata dopo. Ecco perché è nata, già che ci siamo. Ma è nata perché. Ripresa, non nata. Sì, diciamo che questo assessorato allo sport di Avigliana, che cerca di far crescere un po' come tutti i posti, senza grandi risorse, lo sport, così ci siamo parlati, abbiamo pianificato un po' la stagione, abbiamo non finito, cominciato con San Silvestro. Proseguiamo con questo cross, c'è un'altra novità che sarà un mini trail per gli amanti di quelli che gli piace farsi il mazzo, però è molto corto, però si va al castello, si torna, è in programma in primavera, adesso vi dirò poi la data, è in programma la gara di Trana il 25 di marzo, la classica, tornando a Vigliana ci sarà poi una non competitiva serale nel mese di giugno, passiamo per San Giorgio, torniamo a Trana con una competitiva a settembre, dove raccoglieremo qualcosa, faremo un po' di beneficenza ai cani randagi. L'anno scorso abbiamo fatto i gatti, quest'anno facciamo i cani. E poi continueremo con la mezza maratona che tornerà alla sua data naturale, che è il 28 di ottobre, mezza maratona e stravigliana, e chiuderemo con il 28 di dicembre con la San Silvestro. E per Vacco, quindi, allora. Renzo Fallarini è tornato alla grande in nel pista. Frattempo, una cosa che non mi riguarda, però vi dico, l'ho saputa, ci sarà una maratona per camminatori, dove io non c'entro nulla,
che partirà da Vigliana, arriverà a Susa e mi hanno detto che hanno già chiuso le iscrizioni a 2000, quindi noi chiudiamo la parte, questa seconda parte, con un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 7 febbraio. Fabio Amandola, presidente del Brancaleone, da quanto tempo? Da questo qua è il quinto anno, praticamente dall'inizio del 2014, e nel 2018 è iniziato il quinto anno come presidente di questa società. Ma sei arrivi dal mondo del calcio? Io arrivo dal mondo del calcio, dove per parecchi anni ho allenato ad Asti, a Nizza Monferrato, a Canelli e per ultimo a Santo Stefano Velbo. Canelli, la patria dei miei avi. Ma come mai questa conversione sulla via di Damasco? Semplicemente perché comunque mi piace lo sport, mi piace fare attività e tramite degli amici ho iniziato sempre a legarmi di più a questo mondo del podismo, dell'atletica, a iniziare a praticarla e di lì è nata un po' la passione, l'attaccamento a questa squadra. Ho iniziato nel Costigliole per poi passare con questi amici che ho in Brancaleone. E tra l'altro una società nutrita, 92 maschi e 38 femmine, sì. Podiste, ne vediamo una panoramica qui molto molto nutrita e abbiamo anche delle altre foto, qualche esponente durante l'ultimo anno di attività in pratica. E tra l'altro si è aggiunto, parlando di Borgaretto, avete avuto tre campioni? Abbiamo avuto tre titoli, due a livello femminile con Grazia Camalleri ed Elisa Almondo e uno a livello maschile con Paolo Bertaglia. E Grazia Camalleri, già che l'hai citata, com'è che è diventata vostra? Allora, io sono molto amico con Mauro e conosco da tempo Grazia nel panorama podistico. A Cavour abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere e le ho detto: ma come mai al Noceto, società fuori regione, cioè non ti piacerebbe tornare a correre dalle tue parti? E lei ha preso parecchio tempo per pensarci e poi finalmente ha accettato il nostro progetto. E le ha portato anche bene, diciamo. Ha già vinto due titoli, il primo di staffetta e il secondo di cross domenica. Perciò vuol dire che c'ha di nuovo tutta una carriera davanti a lei. Veniamo alla gara, panoramica di San Valentino, settima edizione se non sbaglio? Settima edizione, iniziamo domenica con la nostra attività su strada, con la panoramica di San Valentino, una gara alla quale siamo molto affezionati. Il nostro consigliere Fantauzzi, storico consigliere, nonché in anni passati presidente della nostra società, che proprio quest'anno compie 45 anni perché è del 1973. E della tua categoria? È della mia categoria. E praticamente è una gara podistica dove c'è la possibilità di formare queste coppie ed arrivare insieme al traguardo. È una data inusuale per le corse su strada, come mai? Da sempre è stata così. Ma perché prende proprio il nome Panoramiche di San Valentino, perché cerchiamo sempre di farla, di far sì che si svolga
a ridosso della settimana di San Valentino, quindi la festa può degli essere innamorati, festa Eugenio. Degli innamorati, quindi può essere non riguarda più noi, no, appunto, perché così sono almeno io non esercito più, non so te comunque. Può essere qualche giorno antecedente o a seguire di ma questo. Panoramica che attinenza? Panoramica perché parte dal campo sportivo di Asti, dallo stadio, e il percorso comunque sia un percorso panoramico perché sale e scende per queste colline del centro di Asti. Via. Tra l'altro a queste. Ah, è così, è una clip. Grazie Alberto, vedi? Parliamo di coscienza. Antonella Rabbia. E questa è una piccola clip di una gara a Borgaretto dove sono ripresi degli esponenti e delle esponenti del Brancaleone. Del Brancaleone. Non me lo ricordavo neppure, guarda. Ho visto Margherita Grosso anche. Margherita Grosso che quest'anno purtroppo ha cambiato società ed è andata al Cambiaso Risso. Quelli di Genova. E li prendono tutti. Basta che corrono fuori. Ci sono molti piemontesi che vanno lì al Cambiaso. Strano che non ci sei andato anche tu, Eugenio, perché nella tua categoria domini. Panoramica di San Valentino, partenza a che ore? Partenza alle ore 10. Iscrizioni quando si fanno? Allora, le iscrizioni online fino a giovedì sera al costo di 7 euro, sul posto fino a 30 minuti prima della partenza 10 euro. È una gara FIDAL. È una gara FIDAL, assolutissimamente. C'è questa doppia premiazione, cioè verranno premiati sia i singoli in tutte le categorie, maschile e femminile, che questa combinata che premierà le coppie. Che rapporto ha con la Montferrand, che è una mezza maratona, il 25 febbraio? Ma il rapporto intende la panoramica o intende il Brancaleone? Cos'è? Allora, cosa c'entra? È praticamente la Brancaleone insieme agli Atleti Canelli lo scorso anno hanno deciso di organizzare questa manifestazione denominata Montferrand. Sento Canelli, c'è il tuo zampino? Non so, tanto il mio, perché organizzare questa manifestazione dove comunque tocca tre comuni non è facile. Quali sono i comuni? Allora, l'anno scorso è partita da Canelli, ha attraversato Calamandrana, ha toccato Nizza per tornare a Canelli, quest'anno invece è al contrario, quest'anno partirà da Nizza Monferrato, transiterà presso Calamandrana, arriverà a Canelli e tornerà a Nizza Monferrato. Come la cinque comuni del canavese che si fa, ogni anno cambia la... No, io ti voglio ricordare una cosa, che c'era già una corsa dell'Astigiano tantissimi anni fa e io avevo addirittura una foto fatta sulla stampa, la Astinizza. Io l'Astinizza non me la ricordo, mi ricordo la Canelli Asti, la Canelli Asti corsa in linea. L'Astinizza era una classica, è durata un po' di anni, poi è scomparsa. Sarà mancato l'ossigeno, però diciamo che fa parte anche il Montferrand di un trittico, se non sbaglio. La Montferrand da quest'anno fa parte di un trittico sulle strade dell'UNESCO. Praticamente nel trittico c'è la Montferrand che è il 25 febbraio, c'è la Corsa dell'Assedio che è il 13 luglio a Canelli e abbiamo rispolverato la cronoscalata Canelli Santuario dei Caffi, che era un po' di anni che non si faceva più. È una cronoscalata ecco di qua. 3,5 km tutti in salita. Mi piace molto la medaglia della Montferrand, dovremmo avercela anche, eccola qua. Sì, è una, l'anno scorso nella prima edizione abbiamo avuto questo grosso successo dove furono più di 600 i partenti e in una prima edizione è importante. Sono numeri importanti. Ci mancò la ciliegina sulla torta, che era appunto questa medaglia di riconoscimento. E anche prova di campionato, mi pare. No? È la prima prova di campionato del CDS di mezza maratona. Quest'anno, grazie a queste due aziende canellesi che potete vedere sulla medaglia, l'SGT e la Marmo Inox, l'hanno proprio elaborata, studiata loro artigianalmente e creata su misura.
per gli atleti. Abbiamo messo di dire quanti chilometri la panoramica? La panoramica è 10 km circa. Col percorso, l'abbiamo già col detto, col percorso ondulato, sì, assolutissimamente sì. Abbiamo ancora un minutino o due per il convegno a Nizza Monferrato. In cosa consiste il 24 febbraio? Allora, praticamente all'interno di questa manifestazione della Monferran, il giorno antecedente, quindi il 24 febbraio, abbiamo deciso di dare vita a questo convegno. Questo convegno dove saranno comunque sia presenti tre illustri tecnici, Paolo Germanetto, Fulvio Massa e Maurizio Di Pietro. Paolo Germanetto è montagna, che rapporto ha? Praticamente cosa abbiamo voluto mettere sul piatto? La montagna, il trail e la corsa su strada per confrontare i tre vari tipi di percorsi, i tre vari tipi di correre a 360 gradi. E penso sia molto interessante. Gli orari, costi, orari? Sì, gli orari, il ritrovo è alle 9, quindi il convegno inizierà verso le 9.30 presso il Foro Boario di Nizza Monferrato. I costi sono di 10 euro e per iscriversi basterà mandare la mail alla FIDAL Piemonte. Prezzi accessibilissimi e poi soprattutto l'importanza dei relatori. Anche perché comunque sarà anche valido come credito formativo per tutti gli istruttori e gli allenatori che vogliono conseguire il loro percorso. Invece il nostro credito formativo, dovete guardarvi questo minutino di pubblicità, però aspettateci. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 7 febbraio. Volevo ancora chiedere a Fabio Amandola, come presidente ovviamente del Brancaleone, nella vostra provincia sentite c'è un dualismo con gli enti di promozione? Vi affidate solo e esclusivamente alla FIDAL? Oppure avete anche dei rapporti? No, nella provincia di Asti devo essere sincero che io credo che il 98% delle manifestazioni siano tutte organizzate tramite FIDAL. Da essere non competitive, camminate ludico-motorie o gare competitive, però credo che in tutto l'Astigiano ci possano essere 2-3 gare in tutta la stagione, non FIDAL. Non FIDAL. C'è sempre il mio amico rivale giudice Elio Ferrata. Assolutissimamente, colonna storica. Quando vai salutamelo, perché è un grande uomo. Renzo, hai qualcosa da aggiungere al Cross di Avigliana? Sì, ma volevo soltanto specificare che ci sono diverse categorie premiate, quasi tutte. Tutte. Quindi poi abbiamo. Devo fare una modifica alle società numerose perché anziché il trofeo ci sarà una bicicletta. Il trofeo invece della prima società classificata, che poi sceglierà lì, ci sarà il trofeo della carrozzeria Picciotto, che è un mio sponsor. E alla fine ci sarà un ricco ristoro, base di c'è un po' di tutto. Dai biscotti, i panettoni, siamo il salame. Abituati, siamo abituati. Perché c'è un solo bificio che in sostanza mi darà un po' di salame in collaborazione col macellaio, no? Perché il bello di queste cose qui è sempre passare praticamente da chi fornisce la roba e la vende, certo. Senza andare alla fonte, perché poi magari crei qualcosa. Questi qua ci forniranno i salumi e daremo un paninetto lì con un. Tra l'altro abbiamo citato Maita. Che è scomparso purtroppo. Sì. L'anno era scorso. Un mio grande sostenitore. Guardalo qua. Ed è stato un fulmine a ciel sereno, perché sì. A parte il fatto che è morto improvvisamente, però comunque gioviale com'era, portava sempre una nota di allegria. Come te le spieghi queste
queste morti di atleti. Allora, lui veniva sempre da me il sabato pomeriggio a trovarmi, a tirarmi un po' sul morale, no? Per tanti motivi, e quindi era un grande amico. Non voleva mai che io sottolineassi il fatto che lui era un grande amico, ma sotto tutti gli aspetti, quindi ti sosteneva in tutto e per tutto. E quando cercavo di ringraziarlo, lui minimizzava, quindi non voleva neanche essere ringraziato. Me la contava sempre, poi lui era un grande appassionato delle arti marziali, dello yoga, adesso addirittura era orgogliosissimo perché mi aveva preso il brevetto di maestro di campane tibetane, quindi una persona molto riflessiva, ma intelligente, ma soprattutto stava con i piedi per terra. Ha fatto le visite mediche che doveva fare, purtroppo gli è andato l'idoneità e nessuno si spiega il motivo per cui ci è rimasto. Capita, è un campo inesplorato. Siamo al termine della trasmissione, però non spegnete il televisore, perché adesso c'è il servizio filmato sul cross di Borgaretto con le immagini di Francesco Parizia. Ringrazio gli ospiti di questa sera, il presidente del Brancaleone Asti Fabio Amandola e Renzo Fallarini, presidente della Tranesa. Amandola vi dà appuntamento domenica 11 alla Panoramica di San Valentino ad Asti, Renzo Fallarini alla ripresa del cross di Avigliana, sempre domenica ovviamente. Eugenio Bocchino vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. Ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Volevo solo ricordarvi ancora, se c'è tempo, le repliche domani, giovedì, su GRP2, il canale 114, alle 10 del mattino e alle 22.45 di sera. Lunedì prossimo invece su questo canale alle ore 7. Notte.
soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. The time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. Hope you get.